Nella Grossi, un grande evento organizzato dalle Donne Bianche Azzurre per questo anniversario, peraltro con la bella coincidenza di un Pescara primo in classifica. A 35 anni eravamo in Serie A, appena promossi in Serie A, adesso siamo primo in classifica, come vuol dire che le nostre ricorrenze portano bene. Speriamo adesso che il prossimo anno saremo in A. Avete messo insieme tanti personaggi importanti del mondo dello sport, da Gabriele Gravina, Elenito Di Liberatore premiato per il suo mondiale, ma anche Rossella Senza e tanti altri. Rossella Senza e tanti altri, Pierpaolo Marino, Rodomonti, Pasquale Rodomonti, l'arbitro, insomma abbiamo cercato di mettere dei personaggi, ma per noi oggi è festa dello sport, riunire tutta la tifoseria, tutta, insomma la gran parte della tifoseria nazionale è un qualcosa che mi fa piacere e mi emoziona. Ecco. Elenito Di Liberatore, una bella testimonianza dell'Abruzzo che arriva e dell'Abruzzo che viene rappresentato all'ultimo mondiale di calcio. Beh, noi abruzzesi siamo ostinati e quindi la mia ostinazione mi ha portato a centrare questo obiettivo. Inaspettato, bello, emozionante e veramente gratificante. Senta, che emozione è stata appunto calcare quei palcoscenici? Beh, la preparazione è stata bella perché l'ho condivisa con amici sinceri con i quali ho iniziato un percorso lungo. L'emozione di calcare quei campi, diciamo che la sto scoprendo lontano dall'evento. Più mi allontano dall'evento e più mi rendo conto che bella emozione mi porterò in dote per tutta la vita. In sintesi, cosa c'è sulla sua piattaforma, Presidente? Ma c'è un piano strategico completo, proiettato in un periodo breve, medio e lungo termine. Questa piattaforma si basa su due asset fondamentali che sono il rilancio delle infrastrutture e il ammodernamento delle infrastrutture e il rilancio dei settori giovanili, con una serie di strumenti operativi che puntano assolutamente ed esclusivamente al rilancio, all'utilizzo di dimensioni importanti come l'aspetto culturale. Ma Marotta le può interessare? Comunque è stato accostato anche a lei per quanto riguarda un discorso futuribile per la FIGC? Sì, abbiamo parlato con Peppe, da parte sua c'è disponibilità, chiaramente farà le sue valutazioni anche su proposte che arrivano da altre parti, ma il profilo giusto è quello di Peppe Marotta, dove non ci dovessero essere le condizioni per poterlo acquisire, sicuramente ci saranno dei profili ulteriori che saranno valutati con molta attenzione.